Fest 2010, quest'anno si chiama In and Out e ci siamo anche quest'anno su Telechiara e su Blu Radio Veneto, ogni giorno dal lunedì al venerdì e poi anche su YouTube, in replica la domenica pomeriggio, insomma tanti spazi. Cominciamo il nostro viaggio in giro per il Veneto a conoscere cosa fanno durante l'estate i guest parrocchiali, a cominciare da Sant'Ambrogio di Fiera, e siamo alle porte di Treviso. Allora, insieme a noi Don Roberto, il cappellano di questa parrocchia, brevissima presentazione di questo guest. Benissimo, ciao a tutti. Il guest quest'anno è 3 settimane, abbiamo raggiunto veramente numeri molto elevati perché abbiamo 160 ragazzi iscritti dalla seconda elementare fino alla terza media, 40 animatori, tutti i ragazzi delle superiori che frequentano durante l'anno i gruppi della parrocchia e una ventina tra mamme e nonne che ci aiutano in questa attività. Ecco, un'attività molto coinvolgente perché ogni settimana i ragazzi sono chiamati a cambiare il laboratorio, circa un 12-13 laboratori, poi dopo ci alterniamo con giorni interi del Grest e altri giorni semplicemente del pomeriggio. Facciamo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì tutti i pomeriggi, il mercoledì, il giovedì anche il mattino. Mercoledì lo dedichiamo per le uscite, il giovedì invece al mattino la prima parte facciamo o la messa oppure le confessioni e poi dopo il laboratorio di rugby oppure giochi con l'acqua e dopo il pomeriggio normale. E c'è anche la collaborazione con un'altra parrocchia alle porte di Treviso, dall'altra parte della città. Sì, quest'anno abbiamo iniziato anche a vivere dei momenti insieme con la parrocchia di Santa Maria del Rovere. Ecco, con Santa Maria facciamo le gite insieme, le uscite, ma poi dopo anche questa sera parteciperemo alla festa di Noale insieme con gli animatori, insieme con i ragazzi, con gli animatori di Santa Maria del Rovere. Ecco, è un momento un po', e anche c'è la possibilità insieme di collaborare, di crescere insieme come parrocchia. E visiteremo anche Santa Maria del Rovere, saremo alla festa degli animatori, ne parleremo nelle prossime puntate, ma intanto andiamo a vedere i laboratori. Iniziamo allora con il primo laboratorio, Art Attack, con Giulia e Federica che ci spiegano tutto. Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack. Dove con colori, colla e un po' di fantasia facciamo tanti simpatici lavoretti. Ad esempio questo con mollette e un po' di colla si è creato una sediolina, molto semplice. Questo invece è un disegno fatto da un bambino. Ma abbiamo anche dei portapenne, dei castelli, delle scatole, si può fare di tutto. Siamo vicini a un fiume, al fiume Sile, allora perché non un laboratorio di pesca? Qui ci sono due istruttori federali, Vladimiro e Davide, che cosa fate con questi ragazzi? Beh, cerchiamo di dare una spiegazione logica di pesca ai ragazzi, non solo di pesca, perché la pesca la intendiamo come ultimo elemento. Partiamo dal settore acqua, andiamo sull'ecologia, inquinamento e dopo proseguiamo fino ad arrivare alla pesca vera e propria. Sì, il nostro obiettivo è quello di arrivare ai ragazzi non solo pesca come divertimento, ma pesca come salvaguardia dell'ambiente, del posto dove vanno a pescare e soprattutto rispetto per il pesce, che capiscono che il pesce che è in acqua è là da sempre, da prima di loro, e ci deve essere dopo di loro per le generazioni future. Dalla pesca invece torniamo ad un classico laboratorio, quello di bigiotteria. C'è una mamma, Nadia, che ci spiega questa attività. Niente, facciamo dei lavori con delle perline, da lavoretti semplici come braccialetti, collane, e in più, oltre a fare queste cose, ci siamo anche organizzate a fare delle perle con la carta pesta, con fogli di giornale, colla lavorati, poi le bambine con la loro fantasia hanno colorato e montano queste collane fatte interamente o quasi da loro. C'è anche il laboratorio di canto e allora dobbiamo ascoltare l'esibizione di questo gruppo. La maestra Beatrice ha preparato che cosa? Sarà perché ti amo, everybody, in somebody. Musica maestro. Se la mole non c'è, passa da sola per cuore.
da una musica all'altra, qui c'è un CD pronto a suonare, siamo con Francesca, che cosa state preparando? Noi stiamo preparando il balletto per la serata finale da presentare a tutti i genitori alla fine del Grest e si stanno impegnando molto, sono tanto bravi. E adesso se volete vi facciamo vedere un pezzo così. Che genere è? Hip hop. Dopo tanta musica e tanto ballo, un po' di ristoro. Qui in televisione e radio non passa il profumo, però Gabriella e Roberta, due delle responsabili di questo laboratorio cucina, ci spiegano non solo quello che avete fatto oggi, ma in generale come funziona. Allora, funziona che ogni giorno cerchiamo di intrattenere questi ragazzi per fare dei stuzzichini per poi farli assaggiare anche i loro compagni. Allora, noi abbiamo 11 ragazzi per settimana e ogni giorno allora abbiamo preparato la pizza, oggi salatini con pasta sfoglia, e wurster, olive, e poi abbiamo fatto dei biscotti, l'altro giorno un papà ci aiuta e speriamo che siano soddisfatti del laboratorio. Poi si impara e si porta a casa. Portare a casa no. No, beh, si spera che imparino e che si divertano soprattutto, almeno ogni tanto anche gli altri compagni sono contenti di quello che fanno qua, perché poi tutti possono assaggiare. Il lavoro è lungo, però insomma siamo in tanti e riusciamo a divertirci e organizzarci bene. L'arte in tutte le salse, siamo nel laboratorio di decoupage con Maristella, un folto gruppo di ragazzi e di animatori che fanno che cosa? Allora, qua i bambini hanno a disposizione e i colori, hanno delle carte colorate, le salviette per poter poi dipingere e decorare tutti questi oggetti. Hanno le tegole, come vediamo qua, hanno delle scatoline in legno, in cartone da poter dipingere. Hanno dei vasetti, hanno delle cornici, hanno delle palline, possono costruire delle palline, dei fiori con delle palline di polistirolo e tanti altri oggetti. C'è anche l'angolo culturale, un laboratorio, diciamo così, di cultura con la lettura animata. Allora sentiamo la storia A caccia dell'orso. Dopo essere stati all'interno dell'oratorio, nei vari laboratori, ora usciamo, ce ne sono anche qui. Elena, cosa troviamo? Allora, qui in quest'area troviamo i laboratori esterni di calcio, quelli sportivi di calcio, pallavolo e basket nei campi di cemento. Mentre qui abbiamo il laboratorio di razzi. In questo laboratorio i bambini hanno costruito dei razzi ad acqua con delle bottiglie dentro in oratorio e poi le hanno portate fuori e adesso le stanno sparando in aria. Andiamo a vedere come funziona. Ecco, facciamo la teleradio cronaca di questo evento. Una pompa normale, pompa da bicicletta, che riempie una bottiglia di una nota marca di una bibita del colore rosso, non la bibita, la bibita di colore nero-marrone, ma l'etichetta di colore rosso. La pompa continua a gonfiare, si toglie la valvola in questo momento, poi si svita velocemente il tappo perché la bottiglia possa partire come un razzo davvero in una direzione davvero incredibile. Boom! In tutti i Grest che si rispettano c'è anche il momento della preghiera che apre o chiude la giornata. Perché la vostra gioia sia piena, perché la vostra gioia sia piena, perché la vostra gioia.
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E in mezzo al gioco finale, una mega partita di bandiera genovese, ci salutiamo dalla parrocchia di Sant'Ambrogio di Fiera per questa prima puntata di In and Out, la seconda domani alla stessa ora, sempre su Blu Radio e su Telechiara, saremo a Santa Maria del Rovere. Vi aspetto!